Pinga. Vai avanti. Tu non hai visto un cazzo. Hai capito? Devi capire che non avevo nessun problema. Adesso ci pensiamo noi a te. Siamo un po' i tuoi angeli custodi. Siamo quelli che ti proteggono. Prendi il fogone. Allora devi parlare. Benvenuti a questa nuova recensione. Diglielo com'è Piombo. È bello. Più. Parlo, Tinka. Oh, avevamo detto di parlare. Strepitoso. De più. Se non ce l'avete dovete comprarlo. Wow. Ecco. Ci siamo quasi. Allora, digli che se fa in Piombo. Allora, in Piombo siamo negli anni 70. Muovete, parla! Allora, siamo negli anni 70. Occhio non te spagnolo perché ho farlo caldo. E interpretiamo una banda malavitosa. La meglio banda? Una banda. Meglio banda di Roma. La meglio banda di Roma. E che facciamo? E facciamo sì che la banda cresca e che i soldi. E ci abbiamo cosa? I soldi e il ferro, poi? Dai, quello che te manco l'hai visto col binocolo. La droga! Le donne, quelle che proprio te sogni! La sorga! Le donne! C'è tutto! In Piombo c'è tutto quanto! E di più! E come si fa a vincere a Piombo? Si gioca! Non lo sa, dai una scorgata! Come se vince? Ti ho detto di parlare! I più duri vincono, ammazzatelo, va! I più duri vincono! Aspetta. E sparagli! No! Sta un po' lo struzzo! No, che mi macchio, dai! Sostanzialmente a Piombo, no? Tu racconti come hai fatto, come l'hai distrutto, ma tanto alla fine quello che conta è la famiglia, chi ti sta intorno, a Cricca, tutti quanti. Si costruisce un impero criminale, si diventa proprio il meglio, il più, perché tu hai costruito tutto quanto quello che desideravi fin da piccolo. È proprio un gioco figo, mica come quel mortazzo del nerd italiano. Sei troppo il meglio. Siamo il più, siamo. Oh, ma chi è quello ritiene? Allora, spacchiamo la faccia, ma a chi serve? Oh, ma chi sei tu? Ma che sei venuto a fare qua? No, io niente, io no. Com'è Piombo? Fa schifo! E sparagli! Ma che te credevi? Te credevi che potevi fare tutto a Roma? Te credevi che Roma è tua? Guarda, spaccio, prostituzione, ma che è? No, caro amico, qua a Roma si rispettano le leggi. Ma come sa, sono tu cazzate. È un bel casino, lo sai. Non ho fatto niente, ho fatto. E niente quello che vai a fare per i prossimi 30 anni, perché qua a Roma la legge si rispetta e tu finisci al gabbio. Ma come sa, ma queste sono solo carte, non ho fatto niente. Voglio vedere se l'amici tua... Non vogliono farli infami come dite voi e sono d'accordo con te. Se preferiscono stare fuori e uscire prima per andare a casa loro. Chi ha parlato? Chi è stato? Chi ha parlato? Qualcuno parla sempre. No, quella storia del nerd italiano non c'entravo. Non abbiamo fatto niente. Ascolta, puoi ancora salvarti il culo. Basta che ci canti qualcosa. Cantare qualcosina, su, puoi ancora salvarti il... è quello che ha provocato, ha fatto una cazzata, non se deve fare così quando uno incontra di strada tu come noi e che lo lascia andare, non lo puoi lasciare andare, poi diceva cazzate. Sì, però non abbiamo fatto niente. Sui rapimenti non si scherza qua. Ma manco un riscatto abbiamo preso, non abbiamo preso un cazzo, ma
hanno lasciato. Quindi l'avete fatto? Ma no, due parole, l'abbiamo fatto chiacchierare, gli abbiamo detto parla, e quello cantava così. Adesso, vieni, vieni, e voglio vedere se un mesetto in gabbio te fa cantare pure a te. Ma come sa, c'ho i miei affari, c'ho le mie cose da controllare. Non ti preoccupare, che gli amici tua lo controlleranno al posto tuo. No, bastardi, no. Così che tutta finisce. Colpa del merda italiano, lo sapevo io, che non ci dovevo parlare con quello. Andiamo, va, andiamo.